alla fine non perdonano. Il Senato non approva. La maggioranza scioccata reagisce a rallenti, si parte con la caccia ai dissidenti, Rossi e Turigliatto, impallinatori del governo, con successivo processo politico ai partiti dell'ala radicale, che stretti nell'angolo insistono contro ogni evidenza a dire che la maggioranza politica c'è ancora. Iniziano consultazioni frenetiche, Palazzo Chigi è il centro della crisi. Un punto però è certo, D'Alema non corre da solo, sulla politica estera cade tutto il governo, intanto l'opposizione incalza. Il governo ha voluto fare da solo ed è stato clamorosamente bocciato in Parlamento. Da questo disastro il Paese deve uscire immediatamente con le dimissioni di questo governo. Poco dopo viene convocato il Consiglio dei Ministri, Prodi si dimette e sale al Quirinale per rassegnare il mandato nelle mani del Capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica annuncia le consultazioni a partire da domani, ma sull'ipotesi di un Prodi bis pesano i numeri del Senato. Ecco, allora questo è l'annuncio del Presidente Marini con i festeggiamenti. Che prevede alle 10.30 l'arrivo qui al Quirinale del Presidente del Senato Marini, successivamente alle 11.30 sarà la volta del Presidente della Camera Fausto Bertinotti e poi a seguire gli incontri con le forze politiche, con gli ex Presidenti della Repubblica, come è prassi, seguendo un calendario, vi dicevo, che sarà reso noto più avanti nel corso della giornata. L'annuncio dell'apertura delle consultazioni è arrivato ieri sera, una nota del Quirinale informava, dopo il colloquio qui al Colle tra il Presidente della Repubblica Napolitano e Romano Prodi, informava appunto delle dimissioni di Romano Prodi, informava che il Capo dello Stato si è riservato di decidere, ha chiesto come prassi al Governo di continuare a occuparsi degli affari correnti e ha deciso appunto di aprire le consultazioni, il momento dell'ascolto da parte del Presidente della Repubblica. Una volta concluse le consultazioni, le strade, le ipotesi previste sulla carta sono diverse, allora facciamo il punto in questo servizio di Pierfrancesco Ferrara. Una crisi al buio, dagli approdi imprevedibili, lo lasciano intendere gli stessi attori, i principali protagonisti della lunga giornata nera del governo al Senato. Una giornata seguita a un avvertimento, quello di Massimo D'Alema, che aveva ammonito tutta la coalizione a compattarsi sulla politica estera, pena la fine dell'esecutivo. Una giornata trascorsa tra interventi, repliche, incontri, conteggi e poi urla, cori e sconcerto. La strettoia di Palazzo Madama si è rivelata troppo angusta, ancora una volta. I numeri sono mancati. Nel centro-sinistra c'è chi parla di trappola tesa da chi è vicino agli ambienti vaticani e americani, ma il ministro Parisi sintetizza: il problema è politico e come tale va affrontato. E allora le ipotesi in campo e le richieste delle forze politiche. Un Prodi bis innanzitutto, i voti in aula possono essere trovati, si lascia intendere, ma basta vivacchiare. Come dire, un programma forte e vincolante, chiarezza e carta bianca, altrimenti non se ne fa nulla. A Prodi ribadiscono la piena fiducia tutte le componenti dell'Unione, di esse in testa. Qui l'obiettivo posto è quello dell'allargamento mirato, blindare cioè l'esecutivo senza rimpasti ma con dei rimpiazzi. Si guarda ai fuoriusciti dalla CDL. Seconda ipotesi, un mandato esplorativo assegnato dal Capo dello Stato al Presidente del Senato, seconda carica istituzionale, per sondare possibili nuove aggregazioni, magari guardando ai centristi dell'opposizione. Terza ipotesi, un governo tecnico di larghe intese, quella forse più vicina alle richieste del centrodestra, che così
Consiglio Berlusconi esclude in termini assoluti un Prodi bis, altrimenti scenderemmo in piazza, avverte il leader di Forza Italia. Non chiede elezioni immediate, apertamente, sebbene il desiderio segreto resti. Su quest'ultima ipotesi il governo tecnico appare disponibile l'UDC, che con Pier Ferdinando Casini chiede a entrambi i poli di prendere atto della situazione di stallo, che prelude a un armistizio necessario per poi sedersi attorno a un tavolo e uscire dalla crisi. Infine, l'ultima eventualità, la meno gradita al Colle, le elezioni politiche anticipate, da abbinare al già previsto voto amministrativo di primavera. Pier Francesco Ferrara, Sky TG24. Questo è il punto sui possibili scenari e sulle posizioni che hanno assunto adesso le forze politiche. Vi ricordo alle 10.30 qui al Quirinale l'inizio delle consultazioni da parte del Presidente della Repubblica Napolitano. È tutto, a voi la linea. Seguiremo naturalmente passo passo i vari momenti di questa importante mattinata per la politica italiana. Adesso ripercorriamo nel servizio i 281 giorni di vita del governo Prodi finora. È il 10 aprile del 2006 quando l'Unione vince le elezioni e conquista una maggioranza netta di seggi alla Camera grazie ad un vantaggio di soli 25.000 voti, mentre al Senato ottiene una maggioranza decisamente più modesta, ottenuta solo grazie al voto degli italiani all'estero. Il 16 maggio il nuovo Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dà a Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Il giorno dopo Prodi scioglie la riserva, presenta la lista dei 25 ministri e giura. È il 19 maggio quando il nuovo governo supera il primo scoglio importante, ottenendo con 165 voti favorevoli contro i 155 contrari la fiducia al Senato. Il 28 giugno il Senato vota di nuovo la fiducia al governo sul decreto di proroga per gli atti regolamentari. È il primo degli 11 voti di fiducia chiesti dal governo Prodi. Contestazioni di piazza il 30 giugno quando il Consiglio dei Ministri vara il decreto sulla competitività che provoca le proteste di tassisti e liberi professionisti. Il 7 luglio prima defezione da parte di un ministro che non partecipa al voto sul documento di programmazione economico e finanziaria, il dissidente Paolo Ferrero. Il 27 luglio la Camera approva l'indulto, ma la maggioranza si divide. L'Italia dei Valori vota contro e i comunisti italiani si astengono. 28 luglio il Senato approva il decreto sulle missioni all'estero, Afghanistan compresa, con il secondo dei due voti di fiducia chiesti dal governo per ottenere il sì dei dissidenti. È il 7 settembre quando il senatore Sergio De Gregorio, eletto nelle liste dell'Italia dei Valori, lascia il partito di Di Pietro e si svincola dall'Unione. La situazione al Senato diventa ancora più difficile. Il 30 settembre, al termine di giornate di tensione nella maggioranza, il governo annuncia il varo di una manovra finanziaria da 33,4 miliardi. Di nuovo tensioni quando il 19 novembre Prodi critica la presenza di Oliviero Di Liberto al corteo per la Palestina. L'11 gennaio del 2007 comincia a Caserta il seminario di governo che vede riunite per due giorni tutti i leader e le forze della maggioranza. Prodi nega la contrapposizione tra riformisti e radicali. È il 16 gennaio quando Prodi provoca l'ennesima frattura dicendo che si farà l'ampliamento della base di Vicenza, chiesto dagli Stati Uniti. Il 31 gennaio la Camera approva la mozione dell'Unione sulle coppie di fatto, l'Udeur vota contro insieme alla CDL. L'esito del voto spiana la strada alla presentazione del disegno di legge Bindi-Pollastrini. L'8 febbraio dal Consiglio dei Ministri arriva l'approvazione sulle unioni delle coppie di fatto, anche omosessuali. Assenti Mastella e Pecoraro Scanio. È uno degli ultimi atti di una maggioranza sempre sul filo del rasoio, fino al voto al Senato sulle linee di politica estera. Un voto fatale per il secondo governo Prodi. Simona Vasta, Sky TG24. Il giorno dopo la tempesta, dopo le dimissioni di Romano Prodi, il capo dello Stato oggi darà il via alle consultazioni in diretta. Per noi da...